Va bene, ciao. Scusa, da fastidio? No, no, perché prima riprendevo da là e lei era sempre così. Mi scusi, è che voglio stare qui perché ho messo la bicicletta qui e del resto non so dove metterla. Adesso... Se vuole mi sposto. Sono qua davanti, no. Se vuole io mi sposto. No, perché sono qui.
Camilla Andrini e Rossella Zuffa, due ragazze nate nel 1980 che leggeranno i nomi delle 85 vittime della strage. Antonella Ceci, di anni 19. Angela Marino, di anni 23. Leoluca Marino, di anni 24. Domenica Marino, di anni 26. Enrica Frigerio Indiomede Fresa, di anni 57. Vito Diomede Fresa, di anni 62. Cesare Francesco Diomede Fresa, di anni 14. Anna Maria Bosio Immauri, di anni 28. Carlo Mauri, di anni 32. Luca Mauri, di anni 6. Eckhard Mader, di anni 14. Margaret Rossi Mader, di anni 39. Kai Mader, di anni 8. Sonia Burri, di anni 7. Patrizia Messineo, di anni 18. Silvana Serravalli in Barbera, di anni 34. Manuela Gallon, di anni 11. Natalia Agostini in Gallon, di anni 40. Marina Antonella Trolese, di anni 16. Anna Maria Salvagnini in Trolese, di anni 51. Roberto De Marchi, di anni 21. Elisabetta Manea, vedova De Marchi, di anni 60. Eleonora Geraci in Vaccaro, di anni 46. Vittorio Vaccaro, di anni 24. Velia Carlin Lauro, di anni 50. Salvatore Lauro, di anni 57. Paolo Zecchi, di anni 23. Viviana Bugamelli in Zecchi, di anni 23. Catherine Ellen Mitchell, di anni 22. John Andrew Kolpinski, di anni 22. Angela Fresu, di anni 3. Maria Fresu, di anni 24. Loredana Molina Insacrati, di anni 44. Angelica Tarsi, di anni 72. Katia Bertasi, di anni 34. Mirella Fornasari, di anni 36. Euridia Bergianti, di anni 49. Nilla Natali, di anni 25. Franca Dall'Oglio, di anni 20. Rita Verde, di anni 23. Flavia Casadei, di anni 18. Giuseppe Patruno, di anni 18. Rossella Marcetto, di anni 19. Davide Caprioli, di anni 20. Vito Ales, di anni 20. Ivao Seghiguchi, di anni 20. Brigitte Drouard, di anni 21. Roberto Procelli, di anni 21. Mauro Alganon, di anni 22. Maria Angela Marangon, di anni 22. Verdiana Bivona, di anni 22. Francesco Gomez Martinez, di anni 23. Mauro Di Vittorio, di anni 24. Sergio Secci, di anni 24. Roberto Gaiola, di anni 25. Angelo Priore, di anni 26. Onofrio Zappalà, di anni 27. Pio Carmine Remollino, di anni 31. Gaetano Rosa, di anni 31. Antonino Di Paola, di anni 32. Mirko Castellaro, di anni 33. Nazareno Basso, di anni 33. Vincenzo Petteni, di anni 34. Salvatore Seminara, di anni 34. Carla Gozzi, di anni 36. Umberto Lugli, di anni 38. Fausto Venturi, di anni 38. Argeo Bonora, di anni 42. Francesco Betti, di anni 44. Mario Sica, di anni 44. Pierfrancesco Laurenti, di anni 44. Paolino Bianchi, di anni 50. Vincenzina Sala Inzanetti, di anni 50. Berta Ebner, di anni 50. Vincenzo Lanconelli, di anni 51. Lina Ferretti Mannocci, di anni 53. Romeo Ruozzi, di anni 54. Amorveno Marzagalli, di anni 54. Antonio Francesco La Scala, di anni 56. Rosina Barbaro in Montani, di anni 58. Irene Breton in Gudouban, di anni 61. Pietro Galassi, di anni 66. Lidia Olla in Cardillo, di anni 67. Maria Idria Avati, di anni 80. Antonio Montanari, di anni 86.
10 e 25, tre sibili di locomotore segneranno l'inizio di un minuto di silenzio. Del messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Sono decorsi 30 anni da quel terribile 2 agosto 1980, quando il devastante attentato alla stazione centrale di Bologna provocò 85 morti e oltre 200 feriti. A essi, ai loro familiari, va il mio pensiero commosso e partecipe. La vita di inermi cittadini fu quel giorno spezzata dalla violenza di ciechi disegni terroristici ed eversivi. La definizione delle loro matrici, così come la individuazione dei loro ispiratori, hanno dato luogo a una tormentata vicenda di investigazione e processi non ancora esaurita. La trasmissione della memoria di quel tragico fatto e di tutti quelli che in quegli anni hanno insanguinato l'Italia non costituisce solo un doveroso omaggio alle vittime di allora, ma impegna anche i magistrati e tutte le istituzioni a contribuire con ogni ulteriore possibile sforzo a colmare persistenti lacune e ambiguità sulle trame e le complicità sottese a quel terribile episodio. È tale sforzo il modo migliore di corrispondere alle attese di tutta la nazione e all'ansia di giustizia di chi è sopravvissuto tra penose sofferenze e dei familiari delle vittime. Altrettanto essenziale è adoperarsi per diffondere sempre di più nel Paese una cultura del confronto democratico e della tolleranza tale da prevenire il ripetersi di analoghi rigurgiti di violenza. Con questi sentimenti esprimo a lei, signor Presidente, e a tutti i familiari di chi ha perso la vita in quella orribile strage la mia affettuosa vicinanza, interpretando i sentimenti di solidarietà dell'intero Paese. Hanno inoltre inviato un messaggio di adesione il Presidente del Senato,
Presidente della Camera dei Deputati, Presidente della Corte Costituzionale. Ha ora la parola Paolo Bolognesi, Presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna. Trenta anni fa, alle 10:25, chi collocò in questa stazione una bomba voleva un massacro e lo ottenne. Le scene strazianti che si presentarono ai soccorritori sono ancora oggi negli occhi e nel cuore di ciascuno di noi. Corpi martoriati, grida d'aiuto, polvere, sangue, calcinacci e su tutto l'odore acre della polvere da sparo, mentre già c'era chi si adoperava per accreditare l'ipotesi dello scoppio accidentale di una caldaia. Ancora una strage, ancora persone innocenti massacrate, ancora Bologna nuovamente colpita ma pronta a rialzarsi. Non dimenticheremo mai la solidarietà ricevuta quel 2 agosto 1980, il contributo di tanti cittadini che al di là delle loro convinzioni politiche ci hanno dato e ci danno ancora un appoggio concreto e morale straordinario. Una scena tra tutto emblematica della reazione della nostra città. L'autobus 37 trasformato in camera mortuaria per lasciare le ambulanze ai feriti. In servizio permanente grazie al senso civico del suo autista, il quale, nonostante da tempo fosse finito il suo turno, ai colleghi che gli offrivano un cambio, con gli occhi lucidi ma voce ferma, rispondeva: vado avanti. La volontà di andare avanti e di reagire alla sfida terroristica ha portato noi familiari delle vittime a non arrenderci, chiedendo da subito verità e giustizia. Ha portato la cittadinanza a stringersi intorno a noi, reagendo contro ogni volontà di imporre il disimpegno e la rassegnazione. Ha portato la parte sana dello Stato, forze dell'ordine e magistrati onesti a cercare di smascherare chi aveva voluto, pianificato ed eseguito quella strage. Grazie a loro, grazie a chi non si è arreso ai molteplici e costanti tentativi di inquinamento e di intossicazione delle indagini e dei processi, oggi per la giustizia e per la storia l'attentato del 2 agosto ha precise responsabilità che non ci stanchiamo di ripetere. Ad eseguire materialmente la strage sono stati i neofascisti dei NAR, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Savardini. A depistare le indagini sono stati Licio Gelli, gran maestro della loggia massonica P2, il faccendiere Francesco Pazienza, gli appartenenti al SISBI, generale Musumeci e colonnello Belmonte, uomini al vertice del servizio segreto militari, entrambi iscritti alla loggia massonica P2. Nel manifesto di quest'anno abbiamo scritto: 30 anni di veleno, di veleni contro le tante verità accertate, di premi per gli assassini, di mandanti ancora senza volto, di segreti di Stato. Non lo scoppio di una caldaia, non terroristi internazionali maldestri che senza volere hanno dimenticato una bomba alla stazione, non libici, non palestinesi, ma neofascisti, servizi segreti, banda della Magliana e loggia massonica P2. Tutti assolutamente interessati a delle reati per impedire l'accertamento della verità. Questo oggi è un dato sia storico che giudiziario, è un dato che i mandanti e gli ispiratori politici della strage alla stazione, che su quell'attentato hanno costruito e rafforzato le proprie posizioni di potere, non si possono permettere che venga divulgato. Assicurare l'impunità agli autori di quell'orrendo crimine è un obbligo che per chi ha armato la loro mano. Libertà in cambio di omertà. In questo modo si spiegano gli incredibili benefici concessi a Mambro, Fioravanti e Savardini, che denunciamo da anni. Savardini, condannato nel 2007 a scontare 30 anni per la strage, è uscito dal carcere un anno fa, dopo solo 2 anni di detenzione. Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, condannati complessivamente a 14 ergastoli per strage e 12 omicidi e a più di 200 anni di carcere per reati minori, come occultamento di cadavere e rapina, hanno scontato in carcere 2 mesi per ogni morte causata.
Delle loro vittime i giornali non parlano mai, ne pubblicano le loro foto, come se si cercasse di farle dimenticare, perché il loro ricordo contrasta con la nuova immagine di questi due vigliacchi assassini in vista di una loro futura carriera politica. Ma noi non le dimentichiamo. Esse sono Roberto Salabba, 19 anni, ucciso perché aveva i capelli lunghi e l'aspetto da comunista. Antonio Leandri, 24 anni, ucciso per uno scambio di persona. Maurizio Armesano, 19 anni, soldato di leva, ucciso per impadronarsi del suo fucile. Marco Pizzari, 18 anni, e Giuseppe De Luca, uccisi perché ritenuti traditori e testimoni pericolosi. Franco Evangelista, Enea Codotto, Luigi Maronese, Francesco Straullo e Ciriaco Di Mita, uomini delle forze dell'ordine uccisi perché ostacolavano l'attività criminale dei NAR. Francesco Mangiameli, ucciso perché poteva incastrare Mambro e Fioravanti per la strage di Bologna. Alessandro Caravillani, 17 anni, ucciso con un colpo alla tempia durante una rapina. E soprattutto, non dimentichiamo il magistrato Mario Amato, al cui ricordo siamo legati da profondo affetto e gratitudine. Da solo, a Roma, svolgeva le indagini sul terrorismo nero con rigore e serietà e per questo fu ucciso. Si era accorto che l'estrema destra era in fermento, si preparava a qualcosa di grosso, probabilmente un attentato di dimensioni senza precedenti. E dopo aver denunciato durante un'audizione di fronte al Consiglio Superiore della Magistratura il suo isolamento all'interno della Procura di Roma e la pericolosità dinamitarda dei NAR, 10 giorni dopo fu ucciso. Era il 23 giugno 1980, 40 giorni prima della strage alla stazione. Oggi, a 30 anni di distanza, vogliamo sottolineare un fatto importante che ricorda gli ambienti in cui si era imbattuto Mario Amato durante le sue indagini sul neofascista e sul suo fascismo e sui legami col sottobosco finanziario, economico e col potere politico. Nell'ambito di un'inchiesta sul maxi riciclaggio è stato arrestato l'estremista di destra Gennaro Mobbel, indicato come responsabile del riciclaggio di ingentissimi capitali illegali e legato all'andrangheta e alla banda della Magliana con infiltrazioni nella massoneria e nelle forze dell'ordine, talmente influente da chiamare schiavo un senatore della Repubblica e trattarlo come tale e da disporre di milioni di euro in diamanti e opere d'arte. Decine e decine sono le telefonate intercettate, come riferito dalla stampa, tra Mobbel, sua moglie e Mambro e Fioravanti, che emergono come veri e propri consulenti politici. Non sappiamo se l'intercettazione in cui Mobbel dichiara di aver dovuto versare 1.200.000 euro per liberare Mambro e Fioravanti corrisponda al vero. Sappiamo però che ancora oggi aspettiamo di conoscere le basi sulle quali è stata concessa la liberazione condizionale a Mambro e Fioravanti, in spregio ai presupposti giuridici previsti per ogni normale cittadino. Abbiamo appreso con sconcerto la disinvoltura e la noncuranza dell'etica politica con cui il candidato radicale del centro-sinistra alle recenti elezioni regionali del Lazio, Emma Bonino, abbia avuto nel suo comitato elettorale come consulenti proprio i due terroristi fascisti Mambro e Fioravanti, mandanti dell'assassino del giudice Amato ed esecutori materiali della strage alla stazione. Complimentoni. 10 anni fa, da questo stesso palco avevamo detto: in un paese in cui due stragisti condannati per 97 omicidi sono incredibilmente liberi e sono dirigenti di un partito politico, può davvero succedere di tutto. Volgendo lo sguardo ai 30 anni passati, dobbiamo dire che tanti sono i depistaggi e le coperture che sono state messe in atto per far perdere tempo ai giudici e per annullare i risultati processuali faticosamente raggiunti. Oggi l'associazione è convinta che anche la pista internazionale messa a disposizione dalla Commissione Mitrokhin subirà lo stesso misero esito delle precedenti piste. A questo punto sarà necessario che la Procura di Bologna riprenda le indagini sui mandanti per colpirli come meritano. L'associazione è vigile
Tante verità nascoste in passato stanno emergendo sulla base di nuove indagini e nuovi processi, ad esempio quello a Brescia. Il nostro impegno e il nostro contributo verranno forniti nei prossimi mesi ai magistrati di Bologna. In questo paese esiste un grumo cancerogeno che ha attraversato 30 anni di storia italiana facendo stragi, uccidendo magistrati e politici scomodi, autotutelandosi presso le istituzioni e utilizzando anche una strana connivenza con certa stampa, secondo un perfetto disegno piduista. Questo grumo accomuna eversione nera, massoneria, settori deviati dello Stato e banda della Magliana, ed il recente arresto di Flavio Carbone, inquietante crocevia di questa espressione criminale, dimostra l'attualità di quelle alleanze. Questo grumo in passato è stato funzionale ad un micidiale progetto politico, studiato molti anni addietro, addirittura negli anni 60, come dimostrano gli atti del convegno dell'Istituto Poglio sulla guerra rivoluzionaria, progetto che poneva la gestione degli effetti di criminali e devastanti attentati come utile strumento di lotta politica, come metodo di condizionamento della dinamica della vita democratica del Paese. Poi lo svuotamento dall'interno dei principi alla base della nostra Costituzione con il progetto eversivo della loggia massonica P2 denominato Piano di Rinascita Democratica. Oggi dobbiamo constatare che quel progetto politico è stato in gran parte attuato, rendendo sempre più difficile la vita democratica del nostro Paese. Questa non è una storia da relegare nelle pagine interne dei quotidiani. Questa è la storia del Paese, quella che non si vuole raccontare perché i cittadini devono sapere. Nonostante il silenzio assordante del ceto politico e l'indifferenza dei mass media, riceviamo ogni giorno lettere di solidarietà e attestati di stima da cittadini indignati che ci spronano a continuare a gridare ad alta voce lo scandalo di questi due stragisti pluriomicidi che hanno scontato condanne pagate a prezzo di saldo. Non ne esiste detenuto in Italia che abbia goduto di maggiori benefici. Non ci muove l'odio, ma il senso di dignità, perché senza esigenza di memoria e pretesa di giustizia non vi è vita collettiva che abbia un senso e un valore. C'è oggi una gran voglia di normalizzare a forza questo Paese, di farci abituare al peggio. Ci sentiamo confortati dalle parole del Capo dello Stato, che l'8 maggio, nel corso della cerimonia per il giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, ha voluto sottolineare, ricordando i rischi estremi che il nostro Paese corse nel 1980 e come seppe uscirne. Dice: avemmo così la prova di quanto profonde fossero tra gli italiani le riserve di attaccamento alla libertà, alla legalità, ai principi costituzionali della convivenza democratica, su cui poter contare. Parole che sembrano di estrema attualità, visti i pericoli che corre la nostra democrazia. La nostra associazione da sempre si batte affinché le informazioni sui fatti tragici del nostro Paese venga portata alla conoscenza di tutti. Per questo abbiamo pubblicato nel nostro sito tutti gli atti dei processi della strage alla stazione, partecipiamo attivamente alla rete degli archivi per non dimenticare, affinché di nessun altro giudiziario legato alle storie del nostro Paese vada disperso e possa essere fonti di studi e ricerche. E con grande contrarietà che assistiamo al tentativo di limitare per legge l'uso delle intercettazioni. Questo creerebbe un grave danno alle indagini e alla possibilità di nuovi sviluppi sulla conoscenza di fatti riguardanti le stragi che hanno inseguito il nostro Paese. L'informazione è importante soprattutto per i giovani e per dare a tutti la possibilità della conoscenza dei fatti, di essere consapevoli in modo che nessuno possa più farsi scudo del non sapere e dell'ignoranza altrui, perché gli assassini, così come i mandanti della strage alla stazione, si affidano all'indifferenza della gente e su di essa costruiscono la propria impunità. Dopo 6 anni dobbiamo constatare che la legge 206 del 2004 non è ancora in gran parte applicata.
Dalla sua approvazione ad oggi sono stati approvati dal Parlamento 3 ordini del giorno che impegnavano il governo in carica ad attuarla completamente, senza nessun risultato. All'inizio di questa legislatura abbiamo avuto le assicurazioni e le promesse del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, del Sottosegretario Gianni Letta, del Ministro della Giustizia Angelino Alfano, del Ministro dell'Interno Maroni, ma nulla è stato fatto. La legge è ancora in gran parte inattuata e la delusione dei familiari delle vittime è grande. Questo dà la misura della mancata e doverosa attenzione nei confronti delle vittime dei governi che si sono succeduti dal 2004 ad oggi. L'assenza del governo oggi ne è la conferma. L'ONU, UNESCO per la promozione di una cultura di pace, ha inserito il memoriale della strage del 2 agosto alla stazione di Bologna nell'ambito del programma Patrimoni per una cultura di pace. Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio e sarà un ulteriore impegno per mantenere la memoria negli anni futuri, compiendo nel contempo azioni in favore della pace. Noi 30 anni fa, in questo piazzale, abbiamo perso gli affetti più cari, un pezzo della nostra vita. Per onorare la loro memoria abbiamo scelto la strada della ricerca della verità e della giustizia, l'unico modo per vincere con le armi della democrazia i disegni criminali. In questi anni abbiamo cercato di far esaltare l'orgoglio di appartenere ad un'associazione che ha come impegno primario ottenere giustizia e verità. Abbiamo soffocato la commozione che ci deriva dall'enorme tragedia che ha colpito ognuno di noi, abbiamo guardato avanti e tanti sono i risultati che in questi anni si sono tenuti, specialmente sui diritti delle vittime, nonostante che i vari governi, con ripetute promesse e assicurazioni, non operino per applicare completamente le leggi pur approvate dal Parlamento. È consapevolezza ormai di tutti i cittadini che lo ostacolo principale alla verità, allo smascheramento dei mandanti, è l'opposizione, anche in modo non ufficiale, del segreto di Stato in tutti i processi di terrorismo e strage. Per questo ribadiamo con forza che, passati 30 anni dall'evento, tutti i documenti ad esso relativi e i nominativi in esso contenuti in possesso dei servizi segreti, della Polizia e dei Carabinieri vengano catalogati e resi pubblici, senza distinguere tra documenti d'archivio e quelli d'archivio corrente. L'ipotesi di reiterare il segreto di Stato dopo 30 anni è una vergogna, sembra fatta non per tutelare la sicurezza dello Stato, ma per rendere impossibile colpire i mandanti e gli ispiratori politici. A chi ha tentato di piegarci abbiamo contrapposto la fermezza di chi non si fa comprare e continuiamo con ostinazione a portare avanti le nostre battaglie. Nel rivendicare i nostri diritti abbiamo evitato di sentirci o farci sentire vittime. Ci siamo sempre comportati come cittadini, chiedendo cose a loro dovute. La nostra è stata, ed è una lunga battaglia, contro il tempo che passa, contro i silenzi e le menzogne, contro i tentativi di delegittimazione ancora in corso, contro chi pensa di difendere i carnefici e non le vittime, contro chi vuole farci dimenticare, abbassare la testa. A questo proposito, quest'anno abbiamo assistito ad un triste tentativo di immiserire la manifestazione che è in corso ora, quasi che molti politici si fossero stancati dei cittadini che scendono in piazza per ricordare e pretendere giustizia. Questa manifestazione, la solidarietà e la partecipazione dei cittadini che ogni 2 agosto vogliono farci sentire la loro vicinanza, non è un elemento di disturbo da eliminare, ma un segno di una società civile vitale che non è disposta a farsi zittire da chi vorrebbe avere a che fare con sudditi e non con cittadini dotati di senso critico e di volontà di partecipazione alla vita democratica. La stima che abbiamo ottenuto dai cittadini è stata grande e ci auguriamo di poterla mantenere anche per i prossimi anni. Questa piazza è ancora oggi, come 30 anni fa, solidarietà e democrazia. Grazie.
ricorda che alle ore 11.15 da Piazzale Est partirà un treno speciale per San Benedetto Val di Sambro, dove è prevista la commemorazione delle vittime dell'attentato al treno Italicus e al rapido 904. Prima di partire, i gonfaloni e le autorità renderanno omaggio al cippo che ricorda il sacrificio del conduttore Silver Sirotti, medaglia d'oro al valor civile, deceduto nell'attentato dell'Italicus. Inoltre, alle ore 11.15 nella chiesa di San Benedetto in via Indipendenza 64 sarà celebrata una messa in suffragio delle vittime. Sì.